Sì, vedo, ok. Vedo solo la grafica però già. Ok, buongiorno a tutti. Oggi facciamo qualcosa di diverso rispetto alle solite informazioni quotidiane che cerco di darvi sull'emergenza del coronavirus nel nostro paese, perché l'altro giorno, durante una di queste dirette, è stato commentato sotto da concittadini che si riportava sempre una delle notizie più brutte, cioè l'aggiornamento su chi è mancato, purtroppo, ma non si dava notizia invece di chi è guarito. Per fortuna, lo ringrazio davvero, c'è un nostro concittadino che ha voluto aderire, a questa mia richiesta di mostrarsi e di far vedere, di parlare dell'esperienza riguardo a quello che è successo, e cioè il fatto di aver contratto il virus. Lui è ancora a casa, ma sta meglio, adesso sta bene, tanto che può apparire qua con noi in diretta. Tra l'altro non ha avuto problemi nel volersi presentare. Lorenzo, Ok, eccolo qua. Lui è ecco, qui, poi ciao. ha il cognome di uno che non molla perché si chiama Pozzoli come me. Allora io lo ringrazio. Intanto, prima di iniziare, vi aggiorno comunque come è giusto che sia, perché ad oggi siamo a 34 persone del nostro comune che sono risultate positive al tampone e purtroppo 7 persone che sono mancate, più ormai tantissime persone che sono state o che sono ancora in sorveglianza attiva, purtroppo ho superato, questo ve lo posso dire, le 100 unità nel comune. Per cui volevo chiedere innanzitutto a Lorenzo e chiedo alla regia, potentissimi mezzi della nostra amministrazione comunale, di inquadrare Lorenzo e chiedergli innanzitutto com'è stata la sua esperienza e se può dirci praticamente quello che mi ha detto fino adesso, cioè di non sottovalutare questa brutta esperienza. Certo. Allora, ciao a tutti. Grazie al sindaco per l'opportunità di condividere la mia esperienza. Allora, diciamo così. Io ho iniziato a avere i primi sintomi il 1º di marzo, la notte fra l'1 e il 2, febbre proprio alta, e da lì ho cominciato tutti i sintomi classici dell'influenza, e in più, dopo un paio di giorni, niente olfatto e gusto, proprio non sentivo niente assolutamente. Il flacone dell'alcol che usiamo per disinfettare, perché c'è anche in casa mio papà che l'ha preso anche lui, e non sentivo proprio l'odore, niente, e tuttora dopo 29 giorni quasi praticamente non sento ancora nulla. È stata una lotta dura, perché la febbre lunga non è un'influenza normale, di sicuro questo io che l'ho avuto ve lo posso garantire, non è un'influenza normale. E 2 settimane di febbre, diciamo che i dolori muscolari, fa stanchezza, non riesci a fare niente, fai fatica, insomma, a fare qualsiasi cosa, e poi ti colpisce anche psicologicamente, morale, questa cosa, perché dopo 1 settimana, 10 giorni di febbre, pensi, magari hai una tregua sulla febbre, pensi di essere guarito, invece dopo riparte, insomma, è un po' dura come cosa. E diciamo che con fatica siamo riusciti a uscire, sia io come papà, e da questa cosa si può guarire, da questo virus. Però se potete non prenderlo è molto meglio. Lorenzo, scusa se ti interrompo, prima dicevi proprio, mi hai detto una cosa che mi ha colpito un pochino perché hai detto, non capisci che cosa finché non lo prendi. Sì, esatto, perché anche conoscenti, persone, amici, persone con cui parlo abitualmente, lo vedono, non so, in modo distaccato, non lo so, invece, cioè, quando ti colpisce, dopo ce l'hai tu e capisci perché è forte, è veramente stata un'esperienza che non auguro a nessuno. Io ne sono uscito, fortunatamente anche mio papà,
E poi gli dico, mio papà ha avuto anche la polmonite, è stato ricoverato all'ospedale a Carate e qualche giorno, poi le sue condizioni sono migliorate e fortunatamente si sta rimettendo anche lui e insomma, riusciamo a ritornare alla nostra vita di sempre e a fare le cose che facciamo sempre. Però ti dico, io vedo sempre tanta gente, abito qui sulla strada in via Brioschi, vedo sempre tanta gente passare, tante macchine, dico, sì, vabbè, ci sono quelli che vanno a lavorare sicuramente, quelli che vanno a fare la spesa, però mi sembrano veramente tanti. Penso che la gente stia un po' sottovalutando questa cosa. Secondo me, cioè, va affrontata nel giusto modo, cioè senza drammatizzare, ma senza neanche far finta di nulla, perché la cosa c'è e dobbiamo affrontarla nel modo giusto, nel modo intelligente, in un modo intelligente, diciamo, questa cosa, secondo me. Tutto lì, cioè, se possiamo evitare di andarcela a prendere, sì, Ecco, ti prima dico, hai se poi detto, vai, dimmi. no, prima dicevi che è stato un po' come fare lo stelvio in bicicletta perché ti ha un Sì. po' spezzato le gambe, Tutti i giorni svegliavo al mattino, dolore di gambe, ecco, io lo so bene perché vado spesso in bicicletta, come ti dicevo prima. È come se avessi fatto lo stelvio 2 o 3 volte in bicicletta, gambe rotte tutto il giorno. Stanchezza, proprio a non riuscire quale fare nulla, e quindi situazione questa, diciamo, non è bella, però si può guarire, come vedete. quindi l'invito che volevo farti sentire direttamente dalla tua voce è non andate a prendervela, No, perché... no, no, assolutamente, perché paradossalmente io ti spiego come l'ho presa. Io ho finito la mia azienda, insomma, il 25 febbraio, non so, lunedì, mi pare fosse lunedì 25-26, non mi ricordo, e ho invitato tutti i dipendenti, anche i consulenti, a fare smart working, ci hanno dato portatile, siamo andati a lavorare a casa, e l'ultimo giorno che ero andato era lunedì, non mi ricordo la data, se era 25-26. Vabbè, in sostanza poi io sono rimasto a casa e non sono più uscito. Sono riuscito, ho detto, pensa che devo andare anche con la ragazza, Morbegno, che volevamo andare con la fine settimana, e gli ho detto, no, dai, senti, non andiamo, se in giro questa cosa. Insomma, sono stato cercato di stare attento. Però poi il mio papà, purtroppo lui la settimana prima è uscito, inconsapevolmente con i suoi amici, e voleva offrire da bere perché era il suo compleanno, e sono entrati in questo bar e questo suo amico ha preso quello che ce l'aveva e è attaccato al mio bar, l'ho preso anch'io. In sostanza è andato così. Io volevo non prenderla, però non ce l'ho fatta. Tra l'altro, il tuo papà mi ha raccontato, mi ha detto: io mi ricordo esattamente il giorno, l'ora e come. Beh, vabbè, adesso dirlo così non so quanto che attendibilità Diciamo che c'è scientifica. una buona probabilità che sia stato Quello lui. sì. Però, insomma, è bastato proprio poco. Quello Sì, che conta è che è bastato proprio ma poco. penso volevano andare a fare una passeggiata, no, con i loro amici. Poi sono passati davanti a questo bar e i loro amici, dai, entriamo, facciamo, e vabbè, dai, offro da bere. E è andata così. E allora non c'erano ancora divieti, perché io l'ho detto, guarda, se c'erano i divieti tu non andavi, io non la prendevo. Bisognava È vero, muoversi un po' prima sì, è anche, secondo vero. me. Io non Quindi la adesso, prendevo, probabilmente. tra l'altro, tu sei abbastanza atletico perché sei giovane, poi vai in bicicletta, fai 8.000 km l'anno in bicicletta, quindi hai un corpo ben allenato. Il tuo Esatto. papà invece è finito l'ospedale, che non è tanto anziano, è No, persona 73 anni. è agile, giovane, cioè... Anche lui fisicamente andiamo in montagna, lui va a farsi le camminate, va nel bosco, è una persona atletica, diciamo, lui. E lui, probabilmente anch'io ho avuto la polmonite, non lo so, perché le lastre non me le hanno fatte fare. Il tampone l'ho richiesto più volte, non me l'hanno fatto fare. L'ho richiesto anche adesso il tampone perché io ho finito la quarantena l'altro giorno. Non mi fido molto uscire, sai? Io penso di essere guarito, però non vorrei aspettare qualcuno. Cioè, finché non mi fanno un tampone che è negativo, non mi sembra giusto uscire. Ti ringrazio per lo sforzo di restare in casa. Ti abbiamo portato come comune le mascherine che ci sono state arrivate Esatto, proprio volevo per arrivare venirti lì. incontro, perché tanti come te che sono nella tua condizione si preoccupano per gli altri più che per se stessi adesso, Eh ed è sì, per questo hanno motivo che... ragione.
No, ti devo ringraziare anche te, tra l'altro. No, vabbè, ma questo è un minimo. Si è chiamato quando hai saputo, si è informato più volte. Anche la protezione civile, devo dire, noi non potendo uscire di casa, ovviamente, i farmaci servivano. Tra l'altro, l'unica cosa che puoi prendere, che anche all'ospedale è annullato, non puoi farlo, non c'è altro purtroppo da prendere, non abbiamo armi contro questa cosa, la tachipirina. Solo quella per abbassare la febbre. E a parte le cose sperimentali, vabbè, non sono ancora certe, e in sostanza comunque la protezione civile abbiamo chiamato, ci ha portato subito le cose nel giro di poco tempo, ci ha dato una grossa mano, diciamo. Anche il panificio Duca qui a che sembra fatto apposta, non fare pubblicità, che no, fatto, beh, gli avevo detto che l'ho ringraziato. Ci ha portato le cose, insomma, ma c'è comunque un'altra cosa che un'altra cosa che hai detto prima e che non hai ripetuto magari adesso è che comunque è durata 17 giorni. Sì, anche sì, 17 giorni la febbre. Fai anche 18, quindi tanto tempo, non passa più. E sai la cosa brutta, se posso aggiungere, qual è? È che, ad esempio, mio papà è andato a fare la lastra, vediamo per vedere cosa fosse, e pensavo di tornare a casa. E io l'ho salutato normalmente, come lo saluto sempre. Soltanto che poi l'hanno ricoverato. E lì non sa l'evolversi della malattia come può essere. E poi avrei potuto non rivederlo più. È una cosa, se ci penso, è proprio brutto. Che hanno ragione, lo dicono in tanti, che le persone muoiono magari da sole. Proprio brutto. Veramente. Lorenzo, ti posso confermare che purtroppo qualche nostro concittadino ha lasciato la sua famiglia così. E parlare con quei familiari è stato difficile, sì, è stato brutto perché tanti purtroppo se ne sono andati così. E appunto una cosa, e penso che come comunità lo dobbiamo, e cioè che verrà il giorno saluteremo tutti degnamente, dedicando ad ognuno di loro un momento speciale per poterli salutare, perché è giusto che sia così. Sono d'accordo, è proprio da soli così, è proprio brutto, deve essere. Davvero, mi dispiace. Va bene, grazie mille Lorenzo della tua disponibilità. Sei stato grazie per l'opportunità di avere. Non so se qualcuno ha qualche domanda, perché sì, vedo che ci sono un po' di commenti e tantissime persone, come mai ce ne sono state prima, che stanno seguendo la diretta. Ho qualche domanda, magari sui sintomi, su qualcosa, rispondo volentieri. Sì, sempre precisando che non sei un medico. No, assolutamente. Su quello che sull'esperienza che ho avuto, quei sintomi che ho avuto, ovviamente. Leggo sotto una signora che commenta: signor sindaco, mascherine per tutti, purtroppo non riusciamo ad averle per tutti. Stiamo cercando in tutti i modi di cercare di comprarle, però comprarle come? Il comune non si mette a comprare le cose che non sono certificate, compriamo le mascherine che sono certificate, che hanno una tracciabilità certa, non compriamo le cose online, perché non siamo né un'azienda né una famiglia, quindi dobbiamo fare le cose fatte per bene. E quindi ci stiamo lavorando, diciamo così, per avere qualche strumento in più da poter dare, o comunque per aiutare i cittadini di zona ad averle in modo, tra l'altro, un po'. Ecco. Sì, una persona ti chiede se ti è tornato l'olfatto. No, non ancora. Beh, infatti questa cosa un po' mi preoccupa, è una cavolata, se volendo, no? Rispetto a quello che succede a tanti, no? Però, insomma, l'olfatto non mi è ancora tornato, sento qualcosa in più, ma non ci siamo ancora per dirti della aggressività di questa cosa, no? Cosa? Tempo? Che non sento ancora. Allora, io il primo del mese ho avuto i sintomi, dopo 2 giorni l'ho fatto, è sparito, e poi tu sono 27 giorni, praticamente. Sì, non, ma ti giuro, l'alcol, come ti dicevo, niente, non lo sentivo. Allora, è forte, eh? Cosa, odori forti? Niente, nulla. È un sintomo abbastanza comune questo, a quanto so, che ho letto, nella mia ignoranza, diciamo. Quindi così, sì, non è ancora tornato. C'è una persona che ti chiede di dire sintomi, quindi febbre, letto, stanchezza forte. Allora, io ho iniziato, sì, ho iniziato, allora,
A dire la verità, 2 giorni prima ho iniziato con un leggero bruciore di gola, ma proprio una cosa, magari non c'entra nemmeno nulla, però comunque lo dico. Un leggero bruciore di gola che poi è passato, ho fatto qualche sciacquo con i colluttori, così è passato. Poi sono stato bene, sabato, domenica, sono stato bene, che era i giorni prima dell'uno. E la notte mi sono svegliato, andavo a fuoco, mi sentivo proprio callato in una maniera, ho detto, cavolo, ho misurato la febbre, avevo 38,8. E allora c'è qualcosa che non va. E quindi da lì ho cominciato con la febbre, non passa mai la febbre, prendi la tachipirina per alleviare, ma comunque non passa. E vabbè, tosse, io fortunatamente non molta, mi papà molto di più. Difficoltà a fare tutte le cose che fai quotidianamente, anche a lavorare, a stanchezza, le gambe, come dicevo prima, un mal di gambe della miseria. Poi non, oltre, l'ho fatto. Poi non so se magari è capitato qualcun altro, ma di solito quando ho influenza mi capita di avere dolori alla pelle, magari facevo la doccia sulla testa e sui capelli, l'acqua mi faceva male, che è una cosa così. Poi dopo niente, a un certo punto dopo una decina di giorni mi sono svegliato un mattino e sono andato un po' in crisi, diciamo, sono svegliato, avevo dolori durante la respirazione, dolori al torace, e lì mi sono un po' preoccupato, insomma, non so se fosse dovuto qualcosa, perché io a polmonite non ho avuto modo di verificare che l'avessi o meno, magari l'ho anche avuto, boh, lo so. Comunque mio papà l'ha avuta bilaterale, lui ha avuto qualche difficoltà in più, fortunatamente, lo dico anche mio papà, siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto dei sintomi sì fastidiosi, sì lunghi, faticosi. Non ho mai avuto un'influenza del genere, non sono mai stato così, sinceramente. Però siamo riusciti a uscirne piano piano e quindi siamo stati fortunati, diciamo. Comunque i sintomi sono quelli, anche diciamo, lo dicono, più o meno coincidono questi sintomi che dicono. Comunque poi la febbre, ecco, una precisazione se posso. La febbre all'inizio più alta, magari dopo 2 o 3 giorni se non era altissima, si stabilizzava sui 37,6, 37,8, 37,5, però fastidiosissima, una cosa, sempre quelle vampate continue di caldo, poi freddo. Mi ricordo una notte, ho coperto, ho messo la giacca di piumino, ho messo praticamente, congelavo completamente, un freddo cane, oppure avevo 39, una cosa così. Quindi insomma è brutta, però si guarisce. Sì, se... non tutti purtroppo, però per fortuna. No, certo. Si può guarire, però bisogna essere fortunati anche. Purtroppo ci sono persone, come sappiamo bene. È andata troppi per noi, purtroppo. Sì, tanti. Tanti e fa male. Nella nostra città, intendo, purtroppo. Quindi, va bene, se non ci sono altre domande, uno chiede se sei rimasto a casa, una persona chiede se sei rimasto a casa, sì, assolutamente sì. Sì, non affetta nessuno. Sorveglianza attiva. Io ti ho sentito, sì, sempre a casa, tra l'altro. Due settimane fa, se non sbaglio. Abbiamo subito il 112, quando ho avuto il sospetto di questa cosa, e vabbè, comunque ero già in casa dal 26 febbraio, quindi. E ho chiamato il 112 e tutti i giorni mi chiamavano per verificare che fossi a casa e per verificare la temperatura, volevano avere informazioni, diciamo, e quasi tutti i giorni ci chiamavano. Quindi ti chiamavano comunque quasi tutti i giorni con l'ATS, sì. Questo è un bel segnale, sì. Secondo me. Per chi chiede dei tamponi, il presidente Fontana ieri ha chiarito che, se non ho capito male, i laboratori della regione riescono a esaminarli, mi pare, 5.000 al giorno, quindi... se pensate che in Lombardia siamo più di 10 milioni, 12 milioni se non sbaglio, di abitanti, risulta pressoché impossibile, no, farli a tutti. Penso che sia proprio questo il motivo per cui non... Non me l'abbiano fatto. Scusa? Che non me l'abbiano fatto nemmeno me. Sì, perché però erano abbastanza sicuri che tu ce l'avessi, perché avendolo fatto sì, al tuo papà... Sì, chi ce l'aveva, quindi ho avuto gli stessi sintomi, quindi direi che... Che ci siamo, purtroppo. Esatto. Chiedono chi ti ha portato i farmaci, ma penso tu ce li avessi in casa. Allora, all'inizio sì, avevo in casa una scorta da tachipirina,
Poi dopo è andata un'amica di mio papà, è venuta a portarci, gliel'ho fatti lasciare, ho aperto il cancello, gliel'ho fatti lasciare lì, lei è andata, io sono sceso, li ho presi. Che è esattamente come fa la nostra protezione civile a chi non ha nessuno che può portare i farmaci a casa delle persone che sono in sorveglianza attiva. La nostra protezione civile fa così e stiamo cercando di fare così anche per tutto il resto, la spesa, eccetera, con un meccanismo che abbiamo trovato per cui il nostro comune sta facendo fronte, sta facendo di fatto questa piccola assistenza in realtà alle persone che sono in sorveglianza attiva. Va bene, Lorenzo, io non ti voglio più rubare tempo perché è Non ci domenica sono anche per problemi. te, anche se non stai Abbiamo andando in tutto il tempo che montagna. vogliamo. Deve stare in casa. Stare in casa è importante. Comunque, sì, adesso qualcuno dice via libera agli ipocondriaci. No, in realtà non volevo creare allarmismo, volevo solamente dare un volto a uno di quelli che tutti i giorni, ripeto, essere in sorveglianza attiva. Come vedete, sono i nostri vicini di casa, gente della nostra comunità che ha avuto sintomi e che non è stata bene e che oggi semplicemente vi consiglia di rispettare le regole che ci sono state date perché basta veramente un attimo per stare male. E siccome quando c'è di mezzo la salute non conviene mai scherzare e soprattutto non conviene prenderla alla leggera, bisogna stare attenti. Tutto qua e sentito direttamente, magari da Lorenzo, che è stato così cortese, carino, gentile con noi, direi che vale molto di più delle mille parole che possiamo spendere noi per Sì, lo quell'intervento. consiglio veramente, veramente. Meglio non prenderla. Quindi, ovviamente, i sintomi, sto leggendo un commento: i sintomi non sono uguali per tutti, giusto? Non siamo No, medici, no, né è io vero, né Lorenzo. Però intanto mi sembrava, secondo me, una bella cosa avere la disponibilità di Lorenzo che ci ha dato la sua disponibilità a parlare a tutti e a tutta la nostra comunità per raccontarci la sua esperienza, non avere sempre solo delle ordinanze o dei fatti riportati da terzi. Lui li ha vissuti, è un ragazzo che abita, anzi è nato a Besana come suo papà, è nato a Besana, anzi a Zoccolino, se dobbiamo essere precisi. mio papà. Conosciamo per quello e quindi lo ringrazio davvero e spero di aver reso in questo modo un altro servizio utile di vita sia a chi sta soffrendo ma anche a tutti per cercare di comprendere meglio questo fatto epocale che ci è capitato addosso e che comunque dobbiamo affrontare con la schiena dritta e con tanto ottimismo e volontà di venirne fuori. Giusto Lorenzo, tra l'altro questo Giusto, bisogna io secondo dico me non drammatizzare quello che penso io, ma neanche fregarsene, fare quello come si vuole, però con intelligenza, secondo me, va affrontato. Tutto lì. Grazie va bene, Lorenzo, io ti ringrazio infinitamente, ringrazio anche chi a te. ha permesso di fare questa diretta assolutamente innovativa, penso, per il nostro comune, di avere anche una regia che permetteva di cambiarci tra me e te e anche addirittura con delle grafiche, stiamo facendo cose incredibili, quindi grazie a Gianluca, bisogna chiamarlo col suo nome e suo cognome, per aver fatto questa cosa, e grazie a chi ci ha seguito a Lorenzo sono tantissimi quelli che hanno commentato facendoti gli auguri di pronta guarigione Grazie, grazie, definitiva. grazie mille a tutti. Grazie. Va bene, grazie a tutti e buona giornata. Altrettanto, buona giornata.